La sfoglia ce l'abbiamo, se avete qualche dubbio trovate la nostra videoricetta, abbiamo anche dell'ottima ricotta fresca, partiamo da lì per preparare insieme a Michele Croccia un ottimo piatto della tradizione, devo dire, italiana, molto amata anche nel Cilento, però insomma il raviolo è italiano, Classica, eh sì, è un è classico. classica. Devi sapere, Antonella, che in queste zone, nei paesi limitrofi, c'è il classico raviolo con la pentola. Si fa il ripieno e si lascia un po' di pasta all'infuori, quindi si Bene, dice. facciamo uno come Si esempio, può eh? pure, facciamo uno Io come sono esempio, curiosa di vederlo, sì. non, forse l'ho mangiato, ma non lo ricordo. E prendiamo la nostra ricotta. In questo caso noi abbiamo preso degli spinaci, li abbiamo sbollentati, poi tritati e li andiamo a inserire, quindi classico ricotta e spinaci. Però si può prendere della bietola o altro, cosa si Beh, vuole. infatti lo stavo aggiungendo, quindi cosa che possiamo fare con qualsiasi tipo di verdura che Qualsiasi ci tipo di verdura, piaccia? oppure possiamo addirittura fare un ripieno di zucca, visto che è il periodo, adesso siamo nel periodo che c'è la zucca, quindi quello che si vuole. Noi andiamo Largo adesso. spazio alla fantasia al vostro Esattamente, gusto, sì. noi andiamo a mescolare la ricotta con Con gli i nostri spinaci che spinaci sono stati sbollentati, sbollentati. spezzettati, ovviamente ben strizzati, perché l'acqua sarebbe un serio problema Sì, nel sì. ripieno dei ravioli. Un pizzico di sale. Andiamo ad Dopodiché amalgamare. andiamo ad amalgamare e poi aggiungiamo il classico uovo. Ok, quindi un uovo. Io prendo subito possesso, Michele. Ci provo a imparare. Dobbiamo aggiungere del formaggio. In questo caso noi stiamo aggiungendo del cacio ricotta cilentano, perché all'epoca nelle nostre case si trovava cacio ricotta, perché tutti avevano il formaggio di capra. Certo. Però si può aggiungere del caprino, si può Tu aggiungere l'hai del scelto parmigiano, stagionato però, non sì, fresco. leggermente stagionato per dargli un sapore un Anche una sapore. Sì, salinità più spinta, senz'altro. aggiungiamo. Beh, devo dire che in generale comunque nei ripieni delle paste, così come con le polpette, c'è veramente da dare libero sfogo alla propria fantasia. Quindi quello che vi piace lo aggiungete e come dice mia mamma ancora oggi, quello che ci metti ci trovi, insomma. E mi pare che sia una regola Sì. universale. Ecco a te. Ok. Facciamo il nostro solito assaggio. Io tiro avanti la nostra sfoglia. Com'è? Può Può andare. andare. Beh, devo dire che in questo io sono molto cilentana, nel senso che mi piace la pasta rugosa, doppia, e mi piacciono i ravioli grandi. D'altronde si fa prima o no? Per questione di praticità. Ok, visto che sei in pratica, adesso ti rilascio Vado? Così? Basta? Mamma mia, stai creando un mostro, Michele Croccia, eh? E il mostro si chiama Antonella Petitti. Allora, faccio come mi ha insegnato il mio maestro, faccio uscire prima tutta l'aria in modo che il ripieno venga isolato per bene e poi io questo me lo ritaglio un po' meglio. Leggermente, sì. Questo me lo ritaglio un po' meglio. Michele, tu come li servi questi ravioli? Allora, in questo caso noi faremo un sugo semplice, quindi della pelata di pomodoro, la mettiamo a tirare per circa un'oretta e mezza, la facciamo prima soffriggere e poi le andiamo a condire con del basilico classico, quindi il classico raviolo al sugo semplice. Beh, l'acqua l'abbiamo messa a bollire? Sì, Sì, il tempo che. sono un po' irregolari, ma d'altronde l'artigianalità è questa. Ok. Sono pronti i nostri ravioli, ripieni di ricotta e non solo. Io provo a servirteli. Va bene col basilico? Benissimo. Michele, questi sono i famosi ravioli belli grossi. Io ne ho preso uno con la pettola, Sì, che poi sì, abbiamo sì. comunque realizzato, e quindi la pettola è proprio questa parte di pasta pendente e andiamo ad assaggiarli, però prima è importante insomma fare una specifica su questo impasto. È vero che abbiamo giocato sulla sfoglia, sulla soddisfazione di farli a mano, ma anche sulla possibilità, quando si fa la sfoglia a casa, di utilizzare delle farine alternative. Ed è questo Sì. un po' il cuore di questa videoricetta. Allora, questo è un raviolo fatto con una farina che deriva da un grano che si chiama il carosella, come abbiamo accennato prima. E grazie qui alla Terra di Resilienza, il Sì. mulino, che ha ripristinato un po' questi grani che si facevano una volta e li mulisce grazie al loro mulino. In questo caso abbiamo preso una tipo zero mulita a pietra. E adesso sentirai proprio il gusto, proprio un sapore diverso della farina, quindi è un sapore, il vero sapore del grano,
Perché qui... Beh, casella in pittari ormai si identifica con il grano, il palio del grano, è una nuova, rinnovata, interessante attenzione al grano. Com'è? Sono stata brava? Bravissima, io direi... Promossa. Promossa, e qui ritroviamo i veri sapori che si trovano a tavola in quei tempi, quando preparavamo queste pietanze in occasione della Pasqua, del Natale, oppure in occasione che si riuniva tutti i familiari, quindi zii, nipoti e così via. Prometto, proverò a fare anch'io la sfoglia. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo presto perché c'è un'altra sorpresina. Presto, eh? Ciao, buon appetito!